Ciao, sono Giacomo Giannarelli, uno dei cinque portavoce regionali del Movimento 5 Stelle in Toscana e sono anche presidente della commissione d'inchiesta sullo scandalo Monte dei Paschi. Un piccolo aggiornamento sull'attività d'indagine della commissione. Ad oggi principali esponenti politici del PD non stanno chiarendo la loro posizione, la posizione del partito all'interno di questa vicenda. Nella migliore delle ipotesi non partecipano alla richiesta di audizione e quindi non vengono, non si presentano all'audizione in commissione. È sempre bene ricordarci gli aspetti fondamentali di questa vicenda. La banca nasce nel 1472, una banca solida, una banca del territorio, resiste a carestie, a guerre, resiste al fascismo, ma non ai partiti, e in particolare in Toscana ad un partito. Tant'è che in 20 anni questo importante istituto bancario ha perso la quasi totalità del suo patrimonio ed è per questo che è noto come il più grande scandalo bancario d'Europa e forse il più grande scandalo bancario del mondo. Nella ricostruzione storica dei fatti, un'altra data importante è il 1995, quando la politica decide che la banca deve diventare una società per azioni, deve dare le proprie quote interamente a una fondazione che ne avrebbe controllato il suo indirizzo e la sua buona funzione. Infatti, nasce la banca e la fondazione Monte dei Paschi ha il 100% delle quote societarie. La Regione Toscana, come i comuni e le province, le principali istituzioni del territorio, sono presenti all'interno di questa fondazione che controlla per intero la banca ed è qua che nasce il ruolo, emerge con tutta forza il ruolo della politica, perché le varie istituzioni, la Regione in primis, nominano loro membri all'interno delle varie deputazioni della Fondazione Monte dei Paschi. L'indagine conoscitiva della commissione d'inchiesta sta affrontando anche l'aspetto degli intrecci societari, dei vari rapporti societari tra la Regione Toscana e la banca Monte dei Paschi. Questo è un altro aspetto clamoroso perché noi ci chiediamo quali sono stati i criteri in base alla quale la Regione ha scelto un partner che ha distrutto tutto il suo patrimonio, come la banca Monte dei Paschi. Un partner per fare delle società strategiche per tutto il territorio toscano. Ricordiamo che oggi la Regione Toscana è socia con la banca Monte dei Paschi in Fidi Toscana, Firenze Parcheggi, Interporto Toscana Centrale, Interporto Toscana Vespucci, Società Esercizio Aeroporto della Maremma, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione Toscana Life Science. Quindi, noi ci chiediamo quali sono stati i criteri per scegliere questo partner e in particolare quali sono i motivi in base ai quali la maggior parte di queste società sono in perdita o non hanno una gestione virtuosa. L'indagine conoscitiva andrà avanti con una finalità propositiva, di arrivare a una relazione conclusiva dove emergerà quali sono le azioni che dobbiamo mettere in campo per evitare di ripetere i soliti errori che ci hanno portato a questo dissesto finanziario delle partecipate, come elencavo prima, e a questi gravi danni del patrimonio della banca.